Non si ferma la Fidelis che al degli Ulivi conquista la quinta vittoria di fila e finisce tra i tanti applausi del pubblico andriese con il quarto posto in classifica. È una risalita difficile ma che prosegue. Battuto un Francavilla in Sini che ha conosciuto solo sconfitti ad Andria nei cinque precedenti dal 2014 ma che ritrova in panchina dopo la squalifica Nolè che schiera i suoi nel segno della continuità con il 3-5-2 e il ritorno tra i titolari dell'esterno Nicolao, ex del match, mentre opportunità in avanti per Ivancic, attaccante croato, giramonto al fianco di Esposito, solo successi con Scaringella in panchina che mette Maddaloni a sinistra per la Fidelis nella difesa a 3 al posto dell'infortunato De Rosa, mentre Da Silva punta più avanzata con Cragole e Fantacci alle loro spalle. Parte subito forte la Fidelis che impegna Prisco prima con un calcio di punizione di Cragol deviato dalla barriera e poi con Maddaloni che di testa anticipa tutti sul primo palo, deviazione distinto in corner dell'estremo difensore ospite, ma il gol è nell'aria e arriva al 17esimo quando Fantacci apparecchia alla perfezione con un cross millimetrico per Da Silva che di testa crea una palombella imprendibile questa volta per Prisco. Terzo gol in campionato dell'attaccante brasiliano che certifica il suo ritorno dopo qualche acciacco fisico, certifica anche i tanti colpi a disposizione visto il tiro di prima intenzione dopo essersi liberato sulla sinistra dopo il gol. Si abbassano i ritmi e il Francavilla prende campo ma è ancora Da Silva a sfiorare il gol con un tiro a giro che finisce sul fondo. Bisogna attendere 33 minuti per vedere il primo tiro degli ospiti con Gentile che ci prova da lontano. Attento Esposito e anche l'ultima emozione del primo tempo che non riserva altri squilli se non un duello tra Da Silva e Nicolao, entrambi ammoniti. Dagli spogliatoi torna un Francavilla più determinato, anche se le occasioni migliori capitano ancora sui piedi della Fidelis e in particolare di Babai che in due circostanze sfiora il raddoppio, prima il colpo di testa ad essere intercettato da Modesti sulla linea di porta, poi lo stesso esterno a concludere un'azione in ripartenza di Fantacci, tiro intercettato da Prisco, uno dei migliori dei suoi. Ancora Babai, questa volta con un calcio di punizione che sfiora il palo, poi iniziano i cambi, ma il Francavilla si rende pericoloso a metà frazione, prima con Visconti di testa sul fondo e poi con la girata al volo di Romano, molto più pericolosa, neo entrato, attento, Esposito. Iallo e Sirri in campo per la Fidelis, tiro ancora di Babai da lontanissimo, attento Prisco a deviare in corner e poi la Monica a liberarsi bene a destra, tiro sull'esterno della rete, ancora duello Babai-Prisco con l'estremo difensore attento ancora a deviare, Sirri con la testa allo scalere non inquadra lo specchio ma poi la Monica ad avere la palla buona con una ripartenza che ancora Prisco devia in corner in pieno recupero. Non c'è più tempo, Fidelis alla quinta di fila e con mercoledì già la gara di Coppa contro il Casarano tra le mura amiche, domenica ancora degli Ulivi per il campionato, questa volta invece con l'Ischia